Oggi nasce un progetto nuovo in provincia, un progetto a tutto tondo di valorizzazione turistica del territorio. Esattamente un nuovo progetto di marketing territoriale che ci consente di andare a colmare quella che era una grave lacuna che il nostro territorio aveva accumulato negli anni, l'assenza di una identità. Un'identità che prima di tutto deve essere un'identità visiva e per questo oggi abbiamo presentato il nuovo logo della comunicazione istituzionale legata al turismo della nostra provincia, un logo che racchiude tutte le bellezze del nostro territorio, dalla montagna fino al mare, passando per quei borghi che attraverso i luoghi di culto, i luoghi di cultura animano l'offerta culturale che appunto riusciamo a fornire, l'offerta turistica che riusciamo a fornire a quanti vengono a visitare il nostro meraviglioso territorio. Nasce oggi quindi questa nuova campagna di comunicazione che servirà per fornire a tutti quei turisti delle proposte in qualche modo che consentono di conoscere e di vedere concretizzata quella che fino ad oggi era semplicemente una vulgata, un territorio che è perfettamente visitabile, che ha tutto a portata di mano, che ha dei luoghi meravigliosi, facilmente raggiungibili nel giro di pochi minuti e che in qualche modo vedrà quindi una provincia oggi protagonista nel fornire dei percorsi di conoscenza del nostro territorio. Una comunicazione che sarà realizzata ricorrendo agli strumenti più innovativi e quindi oltre alla presenza sui canali social che in qualche modo verranno gestiti per dare piena conoscenza di quello che è presente sul nostro territorio, il ricorso anche all'intelligenza artificiale, di modo che saremo in grado di dare risposte a domande che nell'immediato necessitano di un confronto per quelle che sono le proposte che andremo a fornire ai cittadini teramani e a quanti verranno a visitare, a tutti quei turisti che annualmente vengono a visitare il nostro territorio. Una proposta di offerta turistica che sarà a 360 gradi e 365 giorni l'anno, sarà quotidianamente aggiornato il sito internet e i social dedicati al portale della provincia di Teramo e che quindi consentiranno di poter interagire quotidianamente con i visitatori, i turisti del nostro territorio. Intanto un nome specifico proprio questo sito della provincia. Sì, provincia di Teramo, Visit Provincia di Teramo, è in qualche modo è anche quello il nome che ritroviamo sui social media, scegliendo uno slogan Provincia di Teramo, emozioni tra Appennino e Adriatico, che in qualche modo vuole rappresentare l'evoluzione di quella che, come dicevamo, è stata per anni la vulgata che non ha poi trovato concretezza di un territorio che al suo interno ha, delle straordinarie bellezze naturali e culturali da poter offrire ai turisti che annualmente vengono a visitare la provincia di Teramo. Grandi emozioni tra Appennino Adriatico, presentato questo progetto di marketing, purtroppo c'è, diciamo, su questa cosa una piccola spada di Damocle, forse non troppo piccola, con la chiusura, diciamo, del traforo del Gran Sasso, comunque Una grande una spada di grande spada di Damocle sulla quale la Damocle. politica deve fare la propria parte, andando oltre quelli che sono gli steccati partitici, perché questa è una battaglia che va fatta per il territorio, dalla quale la provincia non si vuole assolutamente sottrarre. Questo territorio non può rischiare l'isolamento rispetto a quelle che sono le grandi arterie viarie e di raggiungibilità del nostro territorio. Quindi noi su questo faremo la nostra parte, altrimenti il rischio per questo territorio è un rischio davvero enorme. Non lo vogliamo correre proprio perché abbiamo determinate bellezze che vanno valorizzate al meglio, dobbiamo essere anche facilmente raggiungibili. Su questo faremo la battaglia ad ogni livello istituzionale per far sì che possa essere scongiurata questa procedura di isolamento, in qualche modo la definirei così, del nostro territorio.